Allora ragazzi, buongiorno, anche oggi ci troviamo qui grazie all'associazione Visione Roma per poter parlare di orientamento, per poter parlare di scuola e per poter parlare del vostro futuro. Oggi abbiamo la possibilità e l'onore di avere la professoressa Linda Lanzillotta, vicepresidente, stata naturalmente vicepresidente del Senato, che ci illustrerà quello che è il tema di oggi, naturalmente incentrato sulle istituzioni che ci servono. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, spero che queste due ore che per voi sono un obbligo diventino anche, se non un piacere, qualcosa di interessante. Visto che dovete stare qui, conviene anche magari cavarne qualcosa di utile e di stimolante. A me fa molto piacere partecipare a queste iniziative con i ragazzi, perché avendo avuto una lunga vita passata nelle istituzioni, con vari anche a livelli istituzionali alti, sia come politico, penso di averne conosciuto il valore, i limiti, i meccanismi di funzionamento, e quindi mi interessa in qualche modo trasmettere questa percezione, questa conoscenza che io ho acquisito, perché in tante istituzioni ci sono delle prospettive di percorsi professionali, alcuni dei quali molto interessanti, e sempre di più lo diventeranno, perché anche il settore pubblico sta diventando meno burocratico, più vicino alla realtà che viviamo. Allora, che cosa significano le istituzioni? L'istituzione come struttura primaria è un'organizzazione che si dà delle regole, e quindi è il nucleo fondamentale della vita associativa dell'uomo, della persona, da quando gli uomini si sono trovati in tre e hanno dovuto stabilire delle regole di convivenza, delle ripartizioni dei compiti, dei modi per difendersi da quelli che erano le ostilità di quel momento. E quindi istituere, che è il verbo latino da cui deriva il nome istituzione, significa fondare, regolare e far funzionare un sistema organizzativo. Ora, diciamo che sono molto orgogliosa, perché il PowerPoint l'ho fatto da sola senza nemmeno l'assistenza di un nipote, quindi mi scuserete se non è una grande cosa tecnologica, però serve per fissare un po' alcuni concetti, poi magari queste slides le potremo anche lasciare a disposizione se qualcuno gli interessa ripercorrerle. Un'istituzione è un'organizzazione che persegue uno scopo, che sia uno scopo molto ampio, come può essere quello di un'istituzione come lo Stato, o che sia uno scopo molto piccolo, come può essere l'associazione di tutela degli animali. Sono tutte e due istituzioni, una pubblica, l'altra privata, che però animano la nostra società, il nostro paese. E perché, diciamo, nel nostro sistema e nei sistemi occidentali democratici le istituzioni sono tante, variegate, con varie finalità? Perché viviamo in un regime di libertà e di democrazia in cui le persone esprimono la loro vocazione, i loro desideri, le loro aspirazioni, le loro propensioni attraverso strumenti istituzionali che sono sia pubblici. Quindi si esprime per esempio nella scuola, che è un'istituzione statale, vedremo come organizzata. Voi esprimete la vostra propensione, la vostra attitudine e costruite il vostro futuro. Ma credo che sia importante sottolineare che questo elemento della libertà di associazione, della pluralità di associazioni che valorizza la persona, nasce dalla nostra Costituzione. Avete ascoltato Piero Sandulli nello scorso incontro, che vi ha detto come la nostra Costituzione nasce dal sacrificio di quei signori là che hanno combattuto, e molti sono morti, anche giovani
come voi, per liberarsi di una istituzione statale che era un'istituzione opprimente, che non consentiva la libertà di associazione, che non consentiva la libertà di espressione, che aveva uno Stato accentrato perché doveva controllare l'attività di persone che non si opponessero al regime. E quindi la nostra Costituzione, quando nasce, dopo essere stata pensata per tanti anni da leader politici o da intellettuali che erano stati messi al confine dal regime fascista e in gli anni di sofferenza elaboravano il futuro dell'Italia liberata, ecco, e esprime tutta questa ansia di libertà. E difatti, se voi una volta andando su internet vi fermate su andate su Costituzione della Repubblica e leggete tutto d'un fiato i primi 45 articoli, vedete che è vero che quello che dicono alcuni costituzionalisti, che quella italiana è la Costituzione più bella del mondo, perché esprime tante di quelle idealità, di valori, di libertà, che è veramente scritta bene, tra l'altro a differenza di come vengono scritte adesso le leggi, che sono un guazzabuglio incomprensibile, ma invece se uno la legge proprio come un testo, ecco, vede la bellezza di quei valori e si entusiasma di nuovo forse al fatto che quei valori dovrebbero essere realizzati, perché la Costituzione è scritta ma non tutta è realizzata. E poi diciamo anche che ci sono alcuni aspetti che dovrebbero essere aggiornati. Adesso io poco fa stavo facendo vedere al mio amico Claudio Minelli un pezzetto di un articolo della Costituzione, parlo soprattutto alle ragazze, che andrebbe assolutamente riscritto perché parla delle donne. E a proposito del lavoro delle donne, c'è una parte che è ancora molto attuale e inattuata, perché dice la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore, e questo, come sapete, ancora oggi non è realizzato perché molte donne guadagnano meno degli uomini a parità di lavoro. Ma poi c'è una seconda frase che oggi noi come donne non accetteremo più, perché dice le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. Ecco, questo fa parte di un'idea di donna che oggi nella nostra società, dopo 70 anni dall'approvazione della Costituzione, è superata e dovrebbe essere assolutamente riscritta. Comunque, ritorniamo al nostro tema fondamentale, ma questo ci tenevo a dirlo perché se per caso accettaste l'idea di leggervi questi primi 40 articoli della Costituzione come fossero un romanzo, incappate in questo e le ragazze potrebbero anche arrabbiarsi e dire scusa, ma questa che roba è? Allora, le istituzioni per perseguire la loro finalità, perché abbiamo detto che hanno uno scopo, hanno evidentemente una carta fondamentale, che nel nostro Stato è la Costituzione, che è il sistema dei fini che devono essere perseguiti, e un'organizzazione attraverso la quale si definiscono anche quali sono gli organi che decidono gli indirizzi di quella struttura, di quella istituzione, ma decidono anche quali sono gli organi che devono eseguirla e come questi organi vengono selezionati e nominati. Quindi tutta l'organizzazione dei vari livelli istituzionali, come vedremo, dipende da leggi che disciplinano esattamente questi aspetti: chi decide, chi guida, chi fa le leggi, chi le attua, com'è l'organizzazione interna. E questo è molto importante, perché l'organizzazione di tutta questa pletora, di questo arcipelago di istituzioni, deve comunque ispirarsi agli principi della nostra Carta Costituzionale, cioè che devono essere trasparenti, democratici e ispirarsi al criterio della legalità. E questo, diciamo, è un elemento, attraverso una lente attraverso noi dovremmo, a cui noi dovremmo guardare tutta la vita che noi viviamo, tutte le istituzioni a cui noi partecipiamo, verificare sempre se questi criteri di trasparenza, democraticità, partecipazione ci sono, o se invece magari
se sono istituzioni che ci interessano, dobbiamo anche impegnarci o protestare perché quei criteri siano attuati, perché sono molto importanti, perché altrimenti le istituzioni che gestiscono dei poteri, vedremo quali, un potere amministrativo, un potere legislativo, se non rispettano quei criteri possono diventare dei centri di potere e abusare del loro potere e quindi scivolare in meccanismi e in sistemi che si allontanano dai principi fondamentali della nostra Costituzione. E quindi come si possono realizzare questi concetti che sembrano astratti? Come sono organizzati per garantire poi ai cittadini istituzioni che rispondono a quei criteri? Io penso che per capire in modo meno astratto cosa sono e come funzionano le istituzioni, dovremmo cercare di immaginare quali sono le istituzioni con cui noi abbiamo a che fare durante la nostra vita, nell'arco della nostra giornata, e ci rendiamo conto di quanto incidono sulla nostra vita quotidiana. Allora, pensiamo alla nostra giornata. Ci alziamo e la prima cosa che facciamo, dopo esserci un po' stiracchiati, respiriamo, anzi abbiamo respirato durante la notte, ma ci accorgiamo subito se l'aria è mefitica o l'aria è pura. Ecco, che l'aria sia pura in una città come Roma non è scontato, non è automatico, occorre che qualcuno garantisca e controlli che i valori, diciamo, di tutti gli elementi inquinanti dell'aria non superino una certa soglia che porterebbero a avvelenamenti della città. E chi lo fa questo? Un'istituzione che è l'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, che dipende dalla regione e che deve funzionare molto bene e che deve essere trasparente, badate bene, perché molte volte si è verificato il fatto che venissero un po' alterati questi valori che venivano rilevati per nascondere ai cittadini il grado di inquinamento, per nasconderli perché per esempio gli autobus che camminavano non erano autobus, erano autobus troppo inquinanti, ma magari il comune non ne aveva di altri, per cui eliminando quegli autobus il trasporto si sarebbe fermato, perché magari i carburanti non rispondevano agli standard definiti ed erano carburanti meno costosi ma troppo inquinanti, e quindi una serie di interessi economici o anche politici premevano perché quei dati fossero alterati e la popolazione non la conoscesse e quindi subisse i danni alla salute che potevano derivare da un'aria più inquinata. Quindi ecco che la trasparenza di un'istituzione, di come opera, il fatto che voi potete andare su internet al sito dell'ARPA e vedere Comune di Roma, magari anche centro storico, e vedere com'è l'inquinamento dell'aria. Questa è la trasparenza. Se non funziona, ci può essere un'associazione, un'organizzazione, un'altra istituzione, questa volta di cittadini privati, che lo segnala, che combatte perché questi valori siano abbattuti e il danno alla salute sia diminuito. Ma dopo esserci alzati e aver fatto, volendo, questa verifica, comunque non tossiamo, ci andiamo a lavare. E a Roma siamo fortunati perché l'acqua, come voi sapete, è l'elemento della Roma antica. Roma è stata sempre la regina dell'acqua, ha avuto grandi fonti, abbiamo avuto acquedotti che sono stati l'innovazione anche tecnologica più avanzata del mondo, e a Roma è l'acqua, è la città delle 100 fontane. Ecco, questa acqua di questa eccezionale qualità viene garantita da una società che è l'ACEA, che è una società del Comune di Roma, controllata dal Comune di Roma, in parte è stata privatizzata, ma è sempre sotto il controllo del Comune di Roma. E questo, diciamo, di per sé può essere una garanzia, ma soprattutto anche in questo caso viene garantita la trasparenza e l'efficienza del sistema idrico. Naturalmente in questo caso voi sapete che uno dei problemi del nostro mondo è quello della scarsezza dell'acqua, e quindi anche Roma si deve un po' adeguare a fare un uso
più moderato dell'acqua, ma questa è un'altra storia. Ma andiamo avanti nella nostra giornata. Voi dovete arrivare a scuola e ci sono varie modalità per arrivare a scuola e tutte incontrano le istituzioni, sono garantite dalle istituzioni. Potete andare in motorino e sapete cosa rischiate con le buche di Roma, credo che voi ci andiate e quindi avete presente il problema. Potete andare in autobus e l'autobus non passa mai. Oppure potete andare a piedi e anche lì pulizia e buche sono, io sarà che sono una generazione un po', però sono circondata da persone ormai anche giovani che cadono dentro inciampi, radici, eccetera. Quindi sono tre modalità che il Comune di Roma, che si occupa del territorio e della mobilità sull'area urbana, devono garantire. E quindi il Comune è una istituzione che, diciamo, gestisce, garantisce la qualità della nostra vita e verso il quale bisogna prestare molta, molta attenzione. A proposito di cadute, di buche, eccetera, potremmo anche avere un incidente, facciamo corna, ma piedi, motorino, eccetera, e interverrebbe la sanità regionale, che io vi auguro di non arrivare in un pronto soccorso degli ospedali romani, perché l'esperienza potrebbe non essere delle più felici, però la sanità, che è un diritto fondamentale e che è una cosa molto molto importante per la popolazione a tutte le età, è garantita dal sistema regionale, anzi è la funzione principale della regione. L'80% del bilancio delle regioni è destinato a garantire la sanità. Quindi quando qualcosa non funziona, quando c'è la lista d'attesa, quando non arriva il ricovero, sapete con chi prendervela, e anche quando vedete le condizioni di gestione degli ospedali o dei pronti soccorso. Ecco perché nel rapporto con queste istituzioni il ruolo del cittadino è molto importante, perché è sempre il cittadino che vigila e che può reagire quando le cose non funzionano, e ha una grande potere il cittadino, perché poi lo vedremo, il cittadino ha il potere del voto e della partecipazione, e attraverso quello può determinare il cambiamento di comportamento delle istituzioni che organizzano e gestiscono la propria vita e garantiscono la qualità della propria vita. E infine arriviamo a scuola. La scuola è un'istituzione statale, ancora centralizzata, io spero che lo rimanga, perché secondo la riforma che è in discussione del federalismo differenziato si vorrebbe regionalizzare anche la scuola. Io ho qualche perplessità, perché penso che la storia vada fatta, è la storia nazionale, la letteratura, non è che possiamo distinguere tra letteratura campana e letteratura lombarda, e anche gli standard attraverso cui viene reclutato il personale e quindi la qualità dei professori dovrebbe essere uno standard nazionale, ma comunque per il momento è un'istituzione statale abbastanza centralizzata, anche se al suo interno operano tanti soggetti che hanno un'autonomia, perché un altro dei principi della nostra Costituzione, che ha voluto costruire un modello del tutto alternativo a quello che c'era prima della Repubblica, è che si ispiri l'organizzazione degli apparati pubblici ai sistemi dell'autonomia e del decentramento. Autonomia perché la gestione delle singole istituzioni è più vicina al territorio e quindi può essere meglio gestita, meglio definita nei suoi obiettivi e meglio controllata. Decentramento perché anche le funzioni statali devono essere sottoposte allo stesso meccanismo, cioè di essere più aderente ai bisogni dei cittadini che se ne servono. E quindi autonomia e decentramento operano anche all'interno dei sistemi statali, come è la scuola. Nelle scuole c'è l'autonomia scolastica, ogni scuola ha un budget che gestisce il direttore dell'istituto, ha degli organi collegiali sia dei professori che degli studenti, e quindi è un microcosmo all'interno del quale operano varie istituzioni che concorrono alla vita della macro istituzione scuola.
Quindi, come avete visto, dalle 7:30 del mattino alle 9 abbiamo attraversato verticalmente tutte le istituzioni della Repubblica. Poi, come vedremo, c'è anche l'istituzione europea che noi non percepiamo direttamente, ma che indirettamente incide molto sulla nostra vita. Ecco, qui mi soffermavo su un tema che vi ho appena accennato, e cioè che l'organizzazione e l'allocazione ottimale delle diverse competenze consente anche una gestione più economica e più efficiente, perché io, diciamo, se gestisco da lontano una scuola, non ne conosco i bisogni e quindi non so dove destinare meglio le risorse e non so nemmeno come vengono gestite, mentre a livello più micro, più diretto, posso fare un budget che risponda a quei bisogni e anche controllare come gestiscono, come vengono gestite. Posso fare un'interruzione, una domanda? Cioè, tu hai detto, no? C'è la Costituzione, poi ci sono le leggi, poi ci sono le strutture istituzionali, ecco, i rapporti, cioè chi è che per cambiare le cose? Ci sono alcune cose che sono rigide, perché la Costituzione fissa delle regole e poi tutto il resto deve essere coerente con la Costituzione. Allora, se queste, come funziona questa dialettica tra i diversi livelli istituzionali? Se c'è una cosa rigida che è la Costituzione che dice questo non può essere modificato. Ma la Costituzione è rigida sicuramente, ma a maglie molto larghe. La parte non modificabile è la parte dei principi fondamentali, cioè a cominciare dalla Repubblica, non possiamo tornare alla monarchia, a cominciare, anche se in questi giorni qualcuno se l'è augurato con la morte del re, ma insomma nella storia la famiglia Savoia non ha dato grande prova di sé, e i principi democratici, quelli a cui facevo riferimento, cioè la prima parte della Costituzione. Il resto, che è tutta l'organizzazione, si può modificare anche se è una procedura più complicata, ma di sotto della Costituzione, e la Costituzione rinvia a questo, ci sono delle leggi, leggi ordinarie che fa il Parlamento e che definisce alcune cose fondamentali, cioè quali sono i sistemi elettorali di ciascun livello istituzionale, poi passeremo, e l'organizzazione, oltre che le competenze che spettano a ciascun livello, che sono poi raccordate in organismi attraverso cui i diversi livelli devono trovarsi, confrontarsi, coordinarsi per fare in modo che poi le cose funzionino, perché altrimenti tutti fanno tutto, tutti si sovrappongono e le cose non funzionano e i costi aumentano. Quindi il sistema è Costituzione, leggi e poi al di sotto della legge ciascuna istituzione pubblica, lo Stato, la Regione, il Comune, ha dei propri statuti o regolamenti che disciplinano le modalità di funzionamento interno di queste istituzioni. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, tanto per interrompere la mia esposizione, magari qualche dubbio, sapete tutto, avete capito tutto. Passiamo a vedere appunto come sono organizzati questi livelli istituzionali. Non so se Piero Sandulli ve ne ha parlato, ma c'è l'organizzazione dello Stato che è definita nei suoi elementi fondamentali dalla Costituzione. C'è il vertice, il Presidente della Repubblica, che è eletto dal Parlamento riunito, Camera e Senato, più i Presidenti delle Regioni, e la forma di governo è quella parlamentare, in cui i cittadini eleggono i membri della Camera e del Senato. E questi danno la fiducia al governo, mentre il Presidente del Consiglio è eletto dalle Camere, ma su designazione del Presidente della Repubblica. Ora, come voi sapete o come forse avete letto, si discute moltissimo della modifica di questa parte della Costituzione e in particolare della forma di governo. Forma di Stato, come voi sapete, è Repubblica, Monarchia,
mentre la forma di governo è regime parlamentare, regime presidenziale, il regime presidenziale è negli Stati Uniti, il regime semipresidenziale in Francia, e si discute di cambiare la forma parlamentare in forma presidenziale, cioè ma non del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, cosa un po' singolare perché in altri ordinamenti non esiste questa elezione. Ma il punto, questo è assolutamente consentito dalla nostra Costituzione, questo cambiamento, anche se c'è una procedura complessa, bisogna avere una maggioranza qualificata, poi si può fare il referendum. Il problema è che in tutti i sistemi democratici il principio fondamentale a partire da Montesquieu, che appunto in Francia introdusse questo concetto, occorre la separazione e l'equilibrio dei poteri, cioè che ciascun potere non può essere un potere che decide tutto, ma deve avere dei contrappesi perché non ci sia di nuovo una dittatura. Cioè un premier può essere molto potente, avere molti poteri, ma deve avere come contrappeso un Parlamento che sia eletto autonomamente. E così la magistratura, per fare il suo lavoro, non può essere sottoposta al potere esecutivo, cioè al governo, perché altrimenti non è indipendente e rischia di punire gli amici del governo o lasciare liberi i delinquenti amici del governo e così via. Quindi la forma di governo è molto importante e ci riguarda da vicino perché garantisce il quadro entro cui può svolgersi un sistema democratico. Quindi quando se ne discute, siccome il sistema democratico garantisce anche il vostro futuro, la possibilità di fare scelte libere, la possibilità di tutti di andare a scuola senza differenza di religione, di censo, di sesso, eccetera, io vi consiglierei di darci un'occhiata, perché capire come gira il vento e capire che sta succedendo è un qualcosa che interessa la vita. Ma tutto il sistema semipresidenziale ha un contrappeso nel Parlamento, il capo del governo è il Presidente della Repubblica, ma il Parlamento ha una sua autonomia. E adesso, siccome c'è un sistema elettorale particolare, c'è un problema in cui il Parlamento non rispecchia la maggioranza che ha eletto il Presidente della Repubblica e quindi c'è una asimmetria che rischia di paralizzare il sistema. Ma negli Stati Uniti, dove viene eletto il Presidente degli Stati Uniti, che si dice l'uomo più potente del mondo, no? Perché utilizza degli strumenti che possono incidere sulla vita del pianeta, ecco, il Presidente degli Stati Uniti ha un condizionamento da parte del Congresso, cioè del Parlamento, fortissimo. Prima di tutto sul bilancio, pensate che il governo degli Stati Uniti non ha il potere di proporre il bilancio, lo propone il Parlamento e il governo può solo emendarlo. E il bilancio è lo strumento attraverso cui il Parlamento condiziona l'attività del governo. Vedete che hanno bloccato, è stata bloccata la costruzione del muro che divide gli Stati Uniti dal Messico per bloccare l'immigrazione, hanno bloccato i fondi per la guerra in Ucraina e per la guerra in Israele, cioè attraverso il bilancio il Parlamento, il Congresso degli Stati Uniti condiziona fortissimamente e anzi lì, siccome le elezioni poi si sono una volta ogni due anni, si rinnova metà e metà il Parlamento, si è verificato molte volte che il Parlamento fosse di un orientamento politico del tutto diverso dal Presidente e a quel punto c'è stato un problema di paralisi del sistema decisionale degli Stati Uniti che ha inciso pesantemente sulla funzionalità di tutto il sistema, addirittura a livello globale. Ecco, regione e comune hanno una diversa forma di governo rispetto a quella nazionale perché si elegge direttamente il Presidente di regione e il sindaco, ma qui diciamo
la questione è molto diversa, perché soprattutto per quanto riguarda il sindaco si elegge un organo amministrativo, cioè che deve avere il massimo di efficienza, il massimo di celerità, diciamo anche un certo decisionismo, perché deve eseguire e realizzare una serie di atti. Non si tratta di decidere su principi fondamentali come operano invece il governo e il Parlamento, sulle libertà, sulla politica internazionale, sulla politica di giustizia. Il sindaco deve, certo, lo puoi fare con una visione globale, ma alla fine deve asfaltare le strade, garantire le infrastrutture, fare funzionare i trasporti, far funzionare il sistema culturale, musei, eccetera, ma non è un organo che ha una competenza di tipo nazionale. E l'elezione diretta del sindaco, che fu istituita nel 1993, è forse la riforma che più è piaciuta ai cittadini, perché l'idea di avere un sindaco che si presenta e dice farò A, B e C e poi dopo 5 anni tu puoi verificare se ha fatto A, B e C e se non lo ha fatto non lo rinnovi, questo è un elemento di controllo molto forte. Così come il Presidente della Regione, anche se il Presidente della Regione, diciamo, la Regione ha dei compiti un po' più legislativi, però sul settore della sanità ha una responsabilità diretta, e anche qui se non ti è piaciuto come ha operato il Presidente di Regione, la volta successiva cambi schieramento, cambi candidato, e c'è la sanzione elettorale, che è un'arma molto potente nelle mani dei cittadini e che, diciamo, dovrebbe essere gestita in modo, non dico continuativo, ma insomma tale da segnalare nell'arco dei 5 anni tutto quello che non funziona o tutto quello che si potrebbe fare. L'associazione Visione Roma, che presiede Claudio Minelli con Indefessa Attività, si occupa di questo, di incalzare l'amministrazione di Roma a fare cose di qualità, a fare quello che serve ai cittadini e a controllare quello che effettivamente fa, con risultati, diciamo, alterni, perché dipende dalla sensibilità degli organi della regione o del comune a recepire gli stimoli che vengono dati appunto dalle associazioni. Questa è un'associazione che è un'istituzione privata. Ora, l'amministrazione dello Stato, che è l'altra che ci riguarda tutti, è organizzata per ministeri, e da ciascuno di questi dipendono numerose agenzie che gestiscono operativamente alcune funzioni. Non so, il Ministero del Tesoro e delle Finanze c'ha tutte le agenzie fiscali, l'Agenzia del Demanio, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Territorio, ognuna di queste gestisce una funzione, un compito, e ha una sua autonomia organizzativa che opera sotto le direttive del Ministro, ma ha un sistema più aziendale di organizzazione e di controllo tale che possa essere verificata nei suoi risultati. Questo principio della verifica dei risultati e di un'organizzazione più aziendale di tutte le funzioni pubbliche si è incominciato a introdurre a metà degli anni 90 con le riforme dell'amministrazione, e insomma faticosamente un po' va avanti, anche se noi ci scontriamo sempre con approcci molto burocratici che dipendono però non solo dalle strutture ministeriali, ma anche dalle leggi che vengono fatte, che sono leggi barocche, che non consentono una semplicità di operatività. E difatti da quegli anni, da metà degli anni 90, si è tentato tante volte di fare azioni di semplificazione. Pensate che c'è ogni anno una legge di semplificazione, quindi abbiamo talmente tante leggi, talmente tanti procedimenti che ogni anno possiamo disboscarne, ma alla fine non riusciamo mai a semplificarle davvero. E perché? Perché al fondo c'è un rapporto tra Stato e cittadino di diffidenza, e quindi si mettono una serie di obblighi, di vincoli, di verifiche che alla fine non funzionano, ma che sembra che garantiscano. Quindi si dovrebbe dire: tu cittadino puoi fare questa cosa rispettando, alla fine quando l'avrai fatta io ti controllo, e se non hai rispettato quei vincoli ti io posso fare un esempio. Allora, per molti anni
ho anche fatto l'assessore di questa città e mi occupavo di procedimenti urbanistici. Mi ha sempre colpito, per realizzare una, diciamo, un'area urbanistica importante nella città, per la sua approvazione sono stati necessari 301 passaggi istituzionali. Che significa 301? Che ognuno dei passaggi istituzionali, il parere della regione, il parere della sovrintendenza, il parere del municipio, la consultazione del consiglio comunale in prima battuta, in seconda battuta e dopo la ratifica, alla fine, quando si è concluso questo procedimento, e poi si vedono un pezzo di città che è stato fatto, che si vede, però quello lì ho fatto un po' una sintesi di quante quindi ci sono voluti un anno e mezzo per approvarlo e 301 passaggi. Ecco, quando si parla di complicazioni burocratiche, poi si traduce in questo. Sì, che senza dire che ogni passaggio può essere un passaggio di corruzione, perché il cittadino, l'impresa disperata, pur di ottenere quello che gli serve per realizzare un viadotto, una palazzina, eccetera, paga la mazzetta. Quindi meno passaggi ci sono, meno corruzione si ha. E forse tanti passaggi vengono messi, forse, per avere queste intermediazioni su cui qualcuno guadagna. Ma l'opera di semplificazione alla fine, diciamo, è come una tela di Penelope, si semplifica qualcosa e poi si ricostruiscono altri vincoli e altre barriere. Ecco, poi c'è l'organizzazione della scuola e dell'università di cui abbiamo parlato, ma uno dei punti principali del nostro ordinamento, e non lo sottovalutate, è che l'istruzione è garantita a tutti ed è libera. Ora, noi abbiamo gradualmente differenziato, introducendo università private che hanno dei costi ragguardevoli a livello universitario, dove si è introdotta un po' una concezione anglosassone di competizione tra le università, ma l'istruzione primaria e secondaria, cioè fino alla terza liceo, è al 99% un'istruzione pubblica, e che noi ne diciamo, se guardiamo ad altri paesi esteri, è di notevole qualità e livello, perché quando gli studenti nostri di terzo liceo classico, quinto scientifico, vanno all'estero, trovano dei colleghi che sono molto meno preparati di loro, molto meno preparati. Quindi la preparazione che voi adesso state acquisendo è a livello europeo una preparazione di ottimo livello, che vi consentirà di andare in qualsiasi università con strumenti adeguati. L'unica cosa che dovrete un po' perfezionare, forse se non lo avete già, sono le lingue, ma alcuni di voi fanno già, credo, il corso di liceo in inglese. Cioè, voi avete il liceo o solo in matematica? Cambridge. Il Cambridge, sì. Tutti? Il Cambridge fa tutte le materie in inglese? Quelle scientifiche. Questo, diciamo, darà più facilità a chi vuole andare in università anglosassoni, americane, o a fare il PhD e il dottorato. Però le nostre scuole primarie e secondarie sono di ottima qualità, nonostante che nel tempo siano un po' diciamo declinate. Ecco, parlavamo delle istituzioni europee. Le istituzioni europee sono meno visibili, anche se dovremmo incominciare a scrivere. Questo è stato fatto con i fondi europei in Spagna, per esempio, che ha utilizzato alla grandissima i fondi europei, soprattutto nell'agricoltura e anche nella riqualificazione urbana. Oddio, che è successo? Ogni opera, ogni prodotto fatto con i fondi europei viene gli viene messo una targa, un'etichetta in cui si dice realizzato con i fondi europei, perché questo dà ai cittadini la percezione di quanto sia utile l'Europa, ma comunque è molto presente in tutta la nostra regolazione, a cominciare dal mercato unico europeo, perché il mercato unico europeo e la concorrenza tra vari soggetti che operano nei diversi settori ha dato due risultati che per voi sono essenziali. Uno, la diminuzione dei prezzi. Pensate solo ai telefonini.
voi avete telefonini che fanno concorrenza, i cui costi si abbattono, così come gli abbonamenti. Perché c'è la concorrenza a livello europeo tra i produttori di telefoni e le reti di i gestori della telefonia. E l'altra cosa fondamentale è la libera circolazione. Voi oggi con i low cost andate per un weekend a Bruxelles, a Berlino, dove vi pare. Ecco, questo senza, prima del mercato unico era assolutamente impossibile, oltre ad avere una moneta unica. Quindi veramente oggi il venerdì io vado su internet, prendo un biglietto low cost, vado a fare il weekend a Berlino, ho la stessa moneta, non c'è nessun problema, e il livello di libertà e di opportunità che questa dimensione europea dà a ciascuno di apertura della mente, apertura delle relazioni umane, delle amicizie, è una cosa fantastica che di fatto io magari potessi rivivere oggi, che potrei fare un sacco di cose. E naturalmente anche a livello europeo ci sono un'organizzazione come Commissione, il Consiglio, che però è fatto dai presidenti dei vari governi, e il Parlamento. Capisco che siamo andati molto lunghi, vi elenco solo quelli che sono gli strumenti della partecipazione a queste istituzioni da parte dei cittadini, che sono il primo, lo abbiamo citato, le elezioni, i partiti politici, su cui servirebbe un incontro nuovo, perché i partiti politici sono molto contestati, fanno parte sempre di più di una modalità di partecipazione politica che sta tramontando, e dovremmo riflettere su questo. I sindacati, che difendono i lavoratori, però difendono quelli che già lavorano prevalentemente o che hanno lavorato, i pensionati, e quindi noi avremo bisogno invece di sindacati per i giovani che non lavorano o che lavorano a partita IVA o che hanno contratti poveri e che nel sindacato ormai non si riconoscono più. Diciamo che la Costituzione riflette un'organizzazione politico-sociale che era quella del dopoguerra, ma noi oggi viviamo in un'altra epoca e tutto questo andrebbe rivisto, aggiornato e ripensato, ma bisogna dire che quelli che gestiscono le organizzazioni tradizionali, partiti e sindacati, resistono perché hanno anche dei finanziamenti pubblici cospicui e quindi diciamo resistono ad aprire a nuove forme di organizzazione. E poi ci sono gli organi di consultazione, per esempio c'è il CNEL, che è il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che fa un po' da consulente del governo e dove sono rappresentate tutte le rappresentanze sindacali anche dei lavoratori, e poi le associazioni, associazioni di qualsiasi genere e natura, perché ognuno, basta che siano due persone, si svegliano, costituiscono un'associazione, la registrano col loro nome e possono incominciare a lavorare in un settore, che sia l'ambiente, che sia l'attività sociale, che sia... in alcuni settori ci sono dei requisiti di legge, in altri c'è piena libertà, e questo diciamo fiorire di attività sociali, culturali da parte dei cittadini è l'elemento che dà vitalità e dinamismo alla nostra società, che ci dobbiamo ben conservare, perché la libertà di associazione, di manifestazione del pensiero, di professione religiosa, di organizzazione sindacale, di iniziativa economica, di organizzazione politica, sono il complesso delle libertà che mantengono vita il nostro sistema e in cui noi possiamo trovare il nostro percorso e le nostre opportunità. Basta. Perché la gente va sempre meno a votare? Perché è un processo che non riguarda solamente il nostro paese, come è noto, no? Riguarda tutto il mondo e tutti i paesi, però cala sempre di più questo momento importante in cui uno determina poi chi ti governa, come deve governare. Ecco, io, quali sono secondo te le ragioni per cui la gente va sempre di meno a votare? Sapete che sta diventando un problema grandissimo questo qui, cioè che alla fine chi ti rappresenta in realtà rappresenta una minoranza del paese e non la maggioranza del paese, un problema serio. Secondo te qual è il problema? Perché la sensazione è che il voto sia inutile, perché attraverso il voto tu non selezioni persone che rispondono alle tue esigenze.
perché in parte perché la politica ha disatteso gli impegni e le promesse, in parte perché la dimensione globale dei problemi, cioè ci sono problemi che lo Stato o anche l'Unione Europea riesce a risolvere con grande fatica, per motivi, pensiamo all'ambiente, pensiamo alle crisi internazionali e globali, alla guerra, pensiamo a tutto quello che è l'economia, che ha un'interconnessione enorme. Adesso noi abbiamo il problema dell'inflazione, e mentre prima c'era solo la speculazione, io mi ricordo quando stavo più di 40 anni fa al Ministero del Bilancio, c'era controlla i prezzi, chiama il governo, tu chiami il governo e che ci fa il governo? Perché oggi noi abbiamo i prezzi che aumentano perché ci sono i costi del trasporto determinati dall'attacco degli Houthi nel Mar Rosso alle navi container, e quindi il costo del trasporto aumenta del 20%. Questo non è un problema che tu puoi risolvere domani, però il cittadino vede solo i prezzi. Noi abbiamo, scontiamo i costi e l'impatto della globalizzazione, un evento probabilmente ineliminabile, che però ancora non riusciamo a governare, e non abbiamo istituzioni che governino la globalizzazione a cui i cittadini si possano rivolgere per risolvere i loro problemi, così i flussi migratori che determinano anche problemi sul mercato del lavoro, così le remunerazioni basse per i giovani, cioè ci sono problemi che hanno una dimensione che possono essere, che può essere sì in qualche modo tamponata, ma non risolto, e questo crea grande sfiducia e disaffezione. Dice, vabbè, ma se questo è, che ci vado a fare? Questo è il problema, secondo me. Io adesso, voi avete visto qua sotto, vedete anche qual è il programma delle prossime elezioni. Magari preparatemi qualche argomento che vi interessa poi su cui parlare, su cui fare domande. No, la cosa che, sì, siccome siete ragazzi agli ultimi anni, no? Mi sembra che voi non fate diritto, giusto? No. A me interessava, perché io l'ho scoperto dopo essermi laureata in lettere, che mi interessava molto il diritto costituzionale. E perché in realtà io non avevo mai avuto qualche contatto, no? Anzi, avevo un padre che si occupava di diritto civile, io non volevo finire nel suo studio professionale, volevo essere libera, e quindi ho fatto un'altra cosa. Però invece avere contatto, anche solo qualche suggestione, come oggi, su cosa significa studiare alcune materie come il diritto pubblico, il diritto costituzionale, che sono molto coinvolgenti, ecco, secondo me è utile per questo, cioè mettere un seme che può svilupparsi al momento in cui voi farete delle scelte, avere una vaga idea che quella forse può essere una cosa interessante e affine ai vostri interessi. Bene, grazie a tutti, spero di non avervi annoiato troppo, e buon lavoro e buona scuola.